Sono Giovanni Agliata di Montereale, presidente di AIL Venezia, sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, associazione che si prende cura sotto vari punti di vista di queste terribili malattie, sostenendo le famiglie da un punto di vista finanziario e psicologico, finanziando borse di ricerca e contratti per medici, biologi, data manager all'interno delle strutture ospedaliere, a volte anche attrezzature, pubblicazioni scientifiche e soprattutto aiutando i pazienti e le loro famiglie con case alloggio nelle vicinanze dei luoghi di cura, con i trasporti quando necessari e il finanziamento alla ricerca e infine la cosa più importante. Abbiamo un consorzio nazionale che impegna molte risorse ma consente all'ematologia italiana di essere una delle prime del mondo. Quindi vi aspettiamo tutti nelle piazze i prossimi 8, 9 e 10 dicembre. Sono Giovanni Agliata di Montereale, presidente di AIL Venezia, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, e accanto a me due volontari dei gruppi della nostra provincia, Cristiano Talon, vicepresidente del Veneto Orientale, e Bruna Poletto, responsabile dell'area di Mestre, che opera presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre, che è uno dei più importanti centri di trapianto di midollo osseo, non solo del Veneto, ma di tutta Italia. La nostra attività, e vedete tutte quante ne facciamo, è necessariamente finanziata da voi, dai privati, non godiamo di contributi pubblici e quindi vi aspettiamo nella prossima settimana, l'8, 9 e 10 di dicembre, venerdì, sabato e domenica, in 200 piazze di tutto il Veneto, con oltre 600 volontari. Quindi venite, aiutateci e vi ringraziamo anticipatamente assieme a Cristiano, a Silvia dietro le quinte e a Bruna. Grazie a tutti. Siamo AIL Venezia, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, sezione provinciale di Venezia e abbiamo un testimonial di eccezione. Sono Cristiano Talon, volontario AIL e vicepresidente dell'AIL del Veneto Orientale. In primis però sono un ex malato di leucemia. Ad oggi è uscito da questo percorso grazie al supporto degli enti ospedalieri e dei medici che ruotano comunque attorno ad AIL che li supporta costantemente. Cerco di lasciarvi un messaggio che voglio che passi a più persone possibili. Abbiate la forza di superare tutti gli ostacoli che la vita vi mette dinanzi, perché se riuscite a farlo avete vinto la vostra battaglia. Ricordatevi comunque che AIL c'è. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre prossimi vi aspettiamo in oltre 200 piazze della provincia di Venezia per il vostro determinante contributo alle attività dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. Grazie a tutti. Siamo AIL Venezia, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, sezione provinciale di Venezia e abbiamo un testimonial di eccezione. Sono Bruna Poletto, volontaria e responsabile case AIL dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Anche quest'anno ci sarà la tradizionale vendita delle stelle di Natale che si svolgerà il 4, il 5, il 6 e il 7 all'ospedale all'Angelo, a quello di Dolo e a quello di Milano. Vi attendiamo perché è importante il vostro contributo. Noi facciamo tante cose con i soldi che riusciamo a raccogliere dalle vostre offerte. Vi aspettiamo numerosi. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre prossimi vi aspettiamo in oltre 200 piazze della provincia di Venezia per il vostro determinante contributo alle attività dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. Grazie a tutti.